Buongiorno a tutti e a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Non so ancora se questo sarà effettivamente il primo video di questo nuovo anno, nel caso buon 2019. Allora, noi ci sentiamo da un po' su YouTube almeno, perché sapete che su Instagram sono sempre a palla, perché mi sono presa un po' una pausa dopo i vlogmas, un video ogni giorno che mi ha proprio provato duramente, tipo che non ho proprio toccato computer, programmi di editing e tutte queste cose. Quindi ho detto torniamo back to life ed eccoci qua. Oggi ho da fare un po' di cose. Mi scuso già da ora se sentirete la mia voce in questo stato, ma ogni inizio anno io sto male, non sto mai male e capita sempre nei momenti giusti. Quindi farò un sacco di pause perché ho mal di gola. Sono le 11, se non sbaglio. Sono svegliata un po' perché questi giorni sto dormendo pochissimo. L'altra sera sono scattati le allarmi di casa 3 volte. Si vede che faceva contatto qualcosa alle finestre col vento. La prima volta che ha suonato, io di corsa ho messo gli occhiali, mi sono rannicchiata qui in questo spazio vicino al letto. No, era da riprendere onestamente, perché poi è una cosa che mi mette molta ansia, però tutto bene, ok. Ieri invece sono andata a fare una cosa molto specialez, sempre con la mia amica Giuliz, che ci sarà anche oggi, che dopo vi parlerò bene di questa cosa perché su Instagram già ve l'ho spiegata, ma voglio insomma dirvi meglio. Tra l'altro c'è mia sorella nella stanza che dorme, sì, dorme ancora, sono le 11:05, facciamogli godere questi ultimi giorni di vacanza. Verso le 11:30 così devo uscire appunto per vederci con Giuli, ci vediamo ad Ostia e poi la a farsi il nails e io pomeriggio vorrei andare al cinema. Allora le ho fatto la proposta: vuoi venire con me? Se non hai niente da fare, mi deve rispondere, altrimenti ci vado da sola. Perché sono 4 giorni, appunto perché siamo al 4, che voglio andare a vedere Aquaman al cinema. Non riesco mai ad andare. Volevo andarci il primo, ma c'era tipo un casino di gente e non mi andava di pagare il biglietto online perché io ho la carta, quella 15 euro al mese, no? Solo che devi andarle a prendere lì al cinema. Quindi magari oggi, venerdì pomeriggio c'è meno gente, non lo so, eh. Comunque, in ogni caso adesso, mentre che mi sto vestendo, perché mi sono messa le leggings, ma sto tipo mezza vestita e mezza no, ho iniziato a vedere Le terrificanti avventure di Sabrina qui su Netflix. L'ho iniziato, se non sbaglio, 2 giorni fa, eccolo qua, e sono all'ottavo episodio, ma ogni episodio dura un'oretta, quindi insomma ce ne sono ancora un pochino. E devo dire che non è malissimo. Mi aspettavo meglio, ma non è malissimo in generale. Poi aspetterò di finirla e vi dirò. Niente spoiler qua sotto, mi raccomando. In più ho dei capelli osceni perché ieri sera li ho lavati e li ho asciugati così col fono. Anzi, sono venuti forse troppo bene. Ragazzi, prima di uscire, vi voglio far vedere il pacchetto che mi è arrivato qualche giorno fa, che appunto non ho avuto occasione di farvi vedere, che mi è arrivato da questo sito che si chiama Capshee e vende tutti i costumi, ma ragazzi, di una figata pazzesca. Allora, non so voi, ma io ho sempre problemi nel trovarli, perché o non mi piace il modello, o non c'è la taglia giusta, oppure non ci sono come piacciono a me, o interi o con lo slippino alto. Questo sito, oltre ad avere una qualità pazzeschissima, vi giuro, sono rimasta tipo sconcertata quando sono arrivati, ha tantissimi bei modelli, molto particolari tra l'altro, quindi vi lascio il link già qua sotto. Ci portiamo avanti adesso per l'estate, ragazzi, o magari chi deve andare in una meta tropicale. Vi faccio vedere i 6 costumi che mi hanno inviato, che ho scelto io logicamente. Ora, questo è il primo bikini, che come vedete ha questa trama bellissima con i volant, anche sulle bretelline, ha la coppa, però è sottilissima e volendo si può anche togliere, vedete da qui. E la mutanda è fatta così. Non è a vita alta, però ha una bella culottona dietro. Ma questo invece è uno dei miei preferiti, che è intero. La parte sotto invece è nera, così snellisce. E l'ho preso in previsione dell'operazione che farò. Quindi quest'estate avrò delle tettine decenti. E dietro ha tutta la schiena scoperta, sempre con la coppa removibile. Questo invece è il mio preferito tra tutti. È sempre nero, intero. E ha il particolare di avere questi volant color pesca sulle spalle. Sono bellissimi e scendono tutti sulla schiena. Anche qui abbiamo una culottina bella ampia. Poi c'è questo modello che fa molto Baywatch, cioè veste proprio super aderente. Come vedete è un po' più accollato, ha sempre le coppe però. Qui ha un buchino praticamente sull'ombelico. Mi piace tantissimo l'accostamento dei colori, appunto il pesca e il blu notte. È bellissimo, anche questo ha la schiena così scoperta e culottona. Questo è un altro dei miei preferiti perché è semplice ma a effetto, e mi sono appena accorta di averli presi tutti color pesca. Anche questo ha la parte sopra pesca con il volant, le bretelline, fa tipo effetto toppino per intenderci. E mutanda a vita alta con le pieghe per nascondere la panza, che è fondamentale, e a righe. E l'ultimo ha sempre la culotta,
tutto nera sotto, e il toppino invece è così, con la coppina, con tutti dei fiorellini, e dietro ha tutte queste stringhette così, insieme è stupendo. E basta, questi sono i costumini, appunto ripeto, il sito lo trovate qui sotto. Arrivata ad Ostia nell'orario stabilito, per parcheggiare la macchina c'è il solito casino. Di solito io vado dritta in questo parcheggio, gratuito tutto quanto, o oggi pieno di gente. Però vabbè, adesso mi spruzzo un po' di questo, che è il mio best friend. Scendo e porto a fare il loro primo giretto alle mie nuove scarpine. Dico nuove perché, se avete visto il video vlogmas, praticamente il mio autoregalo, avrete visto che ho preso le triple S di Balenciaga. Solo che quelle che avevo preso prima erano sempre un 39, ma erano difettose dietro, non so, una era più grande, una più piccola. Fatto sta che me l'hanno cambiata. Ieri sono andata appunto con Julie alla Rinascente, e quindi sono nuove queste baby. Cioè il modello, il colore è sempre uguale. Perdonate la macchina che è super zozza. Sempre 39. Ci ho messo la soletta però, perché questa qui specialmente era un po' larga. Quindi adesso scendo, magari Julie è già arrivata. Siamo da 100 montaditas. Eccola qui, ti riprendo, sei struccatina. Oggi siamo uguale, tutte struccatine. Eccola ragazzi, l'avete vista? Ed ecco, ci siamo presi un po' di robina. Dai, siamo state brave. Io ho preso due paninetti, i nachos e l'acqua. Io l'ho preso. Solo l'insalata. Solo l'insalata hai preso? Sì, e il tè. E il tè. Che brava che siamo. Esatto. Oh, hai ripreso da tutte le parti. Mi ero mancata. La mia ama Giulia, ora fa finta di nulla, ma gli ero mancata da morire. Stava in depressione, ho detto tutto. Addirittura. Ma se poi sta dentro, guarda mio marito che mi stava stalkerando. Mauri. Dai, puoi iniziare la povera Giulia. Quale colore hai scelto? Lo 07 pacchetto della... Ragazzi, mi sono fatto dare una mascherina da Giulix, dall'altra Giulix. Giulix delle unghie. Solo che c'è un problema, che mi si appannano gli occhiali. Dillo però che ti si appannano gli occhiali. L'ho detto. Guarda che proprio cattivella è diventata. Vai, è il momento di rifarle. Via. Via Madrid 18. Immobile Service Agenzia 2, un RT. Appena uscita dalla sala, tra l'altro ho un faretto proprio puntato qua, ragazzi, senza farlo apposta abbiamo trovato il posto perfetto per la recensione poraccia in macchina. Tra l'altro era un botto di tempo che non andavo al cinema, strano ma vero. L'ultimo altro non mi ricordo neanche cosa sono andata a vedere, quindi è davvero una cosa pazzesca. Comunque, a parte questo, vi dico brevemente, vi ho anche già un pochino spiegato su Instagram perché me l'avevate chiesto. Allora, è un film della DC, vabbè, il personaggio di Aquaman già si conosceva, ma non ce l'avevano mai fatto capire bene fino in fondo, no? In Justice League si vede il personaggio, così divertente, anche in questo tra l'altro. Cioè fa delle battutine che vi giuro io sono rimasta, non ho riso a crepapelle, però insomma dici ok, ci sta tutta. Allora, il film in generale sicuramente si becca un 8 pieno bello tondo, perché mi è piaciuto. Pensavo fosse una mezza minchiata, soprattutto perché la maggior parte è girato effetto sott'acqua, ed è fatto molto bene. Cioè il movimento dei capelli, poi per non parlare ragazzi, io da quando ho fatto l'accademia non riesco più a pensare ad altro che trucco e costumi, cioè è una cosa imbarazzante. Si può dire che la storia neanche la sento a momenti, e ci sta Mera che ragazzi è una figa della madonna, cioè vi giuro io innamoratissima. C'ha una vitina così, ci stavano certe riprese dove si vedeva proprio, io ero là tipo sbavo, fantastica, mi è piaciuta un sacco. Prenderò tipo tutti i Funko Pop che trovo di Mera. Lui vabbè ragazzi, che vi devo dire, che è un figone pazzesco, io ogni volta con l'acquolina. Poi parte spoiler, quando trova il tridente che cambia tipo l'outfit, c'ha quella parte sopra tutta dorata, sempre fatta a scagliette di pesce, e la parte sotto verde, tanta roba ragazzi, tanta roba. L'unica parte che non mi è piaciuta, che forse non ho capito, è sempre quando prende il tridente, no? Che fanno vedere tipo come se le cellule di tutti i pesci dentro di lui si intersecano. È stata una cosa un po' no sense. E altra cosa che non ho ben capito, che non avevo anzi ben capito, è la presenza di Manta, che mi sono detta ma che cosa ce l'hanno messo a fare? Cioè doveva fare una sorta di villains, ma è venuto male. Secondo me era molto meglio il villains, quello del fratellastro, no? Che forse era così che volevano farlo passare. Comunque in ogni caso rimanete dopo i titoli tra virgolette di coda, perché c'è il pezzo succulento che vi fa capire che poi Manta, questo qui, alla fine aveva il suo perché, ma insomma non ne avevo dubbi. Quindi detto ciò, fatemi sapere qua sotto
tutto cosa ve ne pare. Ripeto, a me è piaciuta, ho una nuova ship logicamente di Arthur e Mera, che sono, ragazzi, la cosa più cute. Ecco, una parte che mi è piaciuta, vi giuro, sembra una cavolata, ma è stata troppo sweet, quando alla fine, vabbè, lui si proclama come re, bla bla bla, e gli dà un bacio qui a lei, e io ero tipo, no, quanto sei grosso, quanto sei buono. Ero imbarazzante, meno male che ci sono andata da sola. Appunto, aspetto di leggere le vostre considerazioni. Mi raccomando, se scrivete spoiler, scrivete spoiler all'inizio del commento, così non facciamo casini con chi devo ancora guardarlo, perché appunto io ve lo straconsiglio e non vedo l'ora, esco il continuo, quindi non devi dare di continuare a dire minchiate, io vado a casa. Anche perché pensavo durasse di meno, in realtà io sono entrata 3:40, è iniziato intorno alle 4:20, è durata un botto la pubblicità e contate che sono quasi le 7. È durato le buone 2 ore e qualcosa. Allora, ho eretto una postazione unboxing sul letto, è molto ma molto precaria, quindi spero non cadiate. Come sempre, arrivata a casa, si spacchettano i pacchetti di oggi, perché sono uscita alle 11, sono tornata adesso che sono quasi le 8. Quindi direi che oggi non ci lamentiamo. Allora, c'è un pacchettino da un sito abbastanza famous, io ci ho comprato tantissime volte. Questa volta è una collaboration, cioè mi hanno inviato i prodotti, non mi hanno detto di parlarne o cosa, ma ve li voglio far vedere giustamente. Ho scelto questi, mi avevano dato un budget, se non sbaglio, di 100 euro, una cosa simile. E appunto qui c'è scritto: ciao Lari, è un piacere per noi collaborare di nuovo con te dopo tanto tempo, sei sempre più brava, una vera artista del make-up. Oddio, che carine. Abbiamo anche creato un codice sconto per te e i tuoi followers, questo vi interessa. E il codice del 10%, adesso ve lo scrivo qui in sovraimpressione e ve lo faccio vedere anche sul bigliettino, valido su tutto il sito e senza minimo d'ordine, del 10%. Questo qui è il codice del 10%, Ila Maqui, quindi usatelo, perché su maquigliaggio, insomma, come vogliate dirlo, è pieno zeppo di marchi. C'è anche Essence, cioè cose low cost, quindi dateci un occhio. Infatti mi sono voluta prendere un po' di cose che non ho mai provato. Dermacol, che è un fondotinta particolarissimo, spero di aver azzeccato la colorazione perché io voglio provare da una vita, ed è praticamente il fondotinta, a quanto ho sentito, a quanto ho visto, più coprente al mondo, una cosa del genere, ed è studiato in teoria per coprire grossi problemi dermatologici, tatuaggi, insomma non è un fondotinta da tutti i giorni. Io ho preso il colore 207, speriamo di riuscirlo a usare. Poi ho preso questo correttore dell'LA Girl, che si chiama Highlighter. Volevo prendere quello bianco bianco bianco, appena torno in stock lo prendo perché non c'era. Poi ho preso una Beauty Blender, c'era soltanto questa nera. Io volevo prendere quella edizione tipo zaffiro, una cosa del genere, se non sbaglio, Diamond. Però ho preso questa nera che non ho mai provato, cioè le ho provate tipo di tutti i colori. Ho detto, ma perché non nera, che è il mio favorite color in the world. Vabbè, la qualità è sempre la stessa, questa qui è quella pro se non sbaglio. Bella, bella, bella. Continuando, abbiamo 3 prodottini di Jeffree Star. Volevo prendere in realtà il mondo, eccoli qui. Ho preso un lip scrub al pumpkin pie, io sono letteralmente in fissa per i pack di Jeffree Star, guardate qua quanti glitter, oh mio dio. No vabbè, sa anche leggermente di gingerbread, una cosa del genere, buono. Poi ho ripreso il mio rossetto liquido preferito in assoluto di Jeffree, che è Celebrity Skin, mi sta per finire quindi ho detto lo prendo. Poi ho preso la sua matita labbra, io non sono solita usare le matite labbra, però questa l'ho voluta provare, ed è appunto sempre la Celebrity Skin, se riesco a tirarla fuori. Tra l'altro guardate che carina, anche proprio come è fatta, Super Sailor Moon, non lo so. Prodotto e marchio inedito che non ho mai provato è questo qui di Jouer, è un powder highlighter nel colore Rose Quartz. Ma sapete che vuol dire? Mi piacevano tutti, ero super indecisa. Ho detto va bene dai, non prendere il solito colore champagnino o il solito colore freddo che comunque già hai in mille versioni. Eccolo qua. Però questo, se non lo swatch, mi sento male. Madonna ragazzi, madonna. Sapete che ho un feticismo per gli illuminanti, guardate che cosa. E basta, questi sono i prodottini che ho scelto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso altro pacco che ho semiaperto, ma non ho ancora aperto del tutto, è questo qui di Emp. Non mi ricordo se ho preso qualcosa con degli sconti, mi ricordo qualcosa del genere, ma su Emp ci sono sempre. Questa non è una collaborazione perché ho pagato tutto io e ho speso anche un bel pochino di soldini. Vi faccio vedere perché ho preso delle cosine intriganti. Allora, prima cosa, ho preso questo reggiseno sportivo, che è anche in parte collegato alla cosa che vi dovrò spiegare dopo, che vi dicevo stamattina, che ho fatto io
ieri tutto un giro. Il marchio si chiama Urban Classic, compatto con le coppe, soprattutto per me che non ho suo sdegno. Poi il pezzo forte lo lascio per ultimo, sì. Quindi passiamo al Funko Pop, come potevo non prenderne uno. Questo qui è la nuova versione di Aladdin, ne sono usciti un po' nella nuova wave. Io ho preso Jasmine, l'ho pagata 14,99, tutta incappucciata, è carinissimo perché poi sporge anche un pezzetto di diadema, insomma è un sacco fatto bene. La Funko ultimamente ha migliorato proprio un botto. Poi ho preso queste scarpe, io ho la versione bassa che ho comprato più di 5 anni fa ormai, cioè mia madre si soffia il naso, vabbè, ci fate caso. E queste qui stavano scontate a 49 euro, su Amazon le trovavo un po' di più, quindi ho deciso di prenderle. E sono queste qui, le Authentic penso si chiamino, però con la double platform. Vedete, io la versione classica che ormai è devastata, guardate questa, guardate questa. E io di solito le scarpe le tengo in modo maniacale, questa è l'unica che ho rovinato, proprio come le peggio cacchine in the world, ci avevo attaccato le borchie, vabbè, quindi hanno fatto il loro tempo e le butterò. Però vedete la differenza della suola. E ultimo pezzo, che è quello più costoso, praticamente più costoso delle scarpe, ho preso tipo l'accappatoio, la vestaglia, non so come vogliate chiamarlo, di Harry Potter, ma non semplicemente di Harry Potter, ma di Serpe Verde, ragazzi. Allora, volevo farvi vedere la mia vestaglia, sembrava piccola ma in realtà una volta indossata è bella avvolgente, cioè morbidissima. Guardate che carini i dettagli poi dietro. Vediamo se riesco a farvela vedere. Aspettate che giro lo schermetto. Eccolo qui. Sto un attimino correndo perché mia madre mi ha incaricato di fare la cena prima di Capodanno. Mio nonno è stato ricoverato in ospedale, vabbè, lui sta già male da parecchi anni con la schiena, si è operato tante volte, il papà di mia madre sta in ospedale adesso ricoverato da un bel po' di giorni perché è cascato, ha sbattuto la testa, insomma problemi, ragazzi, la vecchiaia purtroppo porta anche a questo, dico purtroppo. E quindi mia madre si sta sbrigando, adesso si sta asciugando i capelli, avete sentito il phon. E io preparo la cena perché lei sta correndo in ospedale. Per fortuna l'aria aiuta sempre, soprattutto in cucina. E voglio fare il pollo al curry, se c'è il curry, sì. Unico problema che io ho col pollo è che, allora, lo devo sempre toccare con i guanti perché è viscido e mi dà fastidio. E poi io lo pelacchio tutto, nel senso ci tolgo tutti i grassetti, le robine rosse. Quindi se mi dai tipo un chilo di pollo te lo faccio diventare 2 etti. Questo lo so, è un punto critico, però non ce la faccio, è più forte di me. Però quando lo devono mangiare gli altri e non io, qualcosa ci lascio, quindi dai, non lo faccio diventare 2 etti ma 4 etti. Per me invece c'è il sushi di ieri e i peperoni in agrodolce che sono Paxexchi. Allora, ricettina velocissima: padella antiaderente, un pochino di olio, questo qui è scalogno, ma se volete potete metterci più cipolla. Qui invece sto facendo il riso basmati e qui ho tagliato il pollo a tocchettini, ci ho messo un pochino di curry e poi vi servirà anche il latte di cocco. Mi lo lascio marinare tipo una decina di minuti, se potete anche di più, e poi lo butto qui dentro, fuoco non troppo alto. Allora, quando diciamo è quasi cotto, ci aggiungete il latte di cocco, che è l'ingrediente segretissimo perché gli dà questa super consistenza, e io ci aggiungo una punta di farina, proprio una punta del cucchiaino, per farlo addensare un pochino, sale, spezie. Io ci aggiungo oltre al curry il peperoncino e il sale e lasciate andare, non cotto troppo mi raccomando. Il riso intanto l'ho scolato con un po' di olio ed è zitto, molto molto semplice. E adesso io invece mangio le mie cosine mentre che si cuoce. Ecco il risultato finale, com'è? È meglio il mio o quello di Manuela? No, che fai? Ah beh, tu Giorgia, siedilo con la mano davanti. Vai, ammettilo. Allora, ho lavato tutte le cose, ho riempito la lavastoviglie. Poi devo andare su a mettere a posto tutte le robe che ho tirato sul letto. Se non metti a posto il letto, dove vai a dormire? È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, mi sono fatta la doccia e stavo guardando un altro episodio di Sabrina, anche se è 1:15 e io ho la sveglia alle 9. Almeno 8 ore vorrei dormirle, quindi dovrei mettermi a dormire. Infatti adesso spengo tutto, lo riprendo domani. Ma prima di finire questo vlog volevo parlarvi appunto della cosa che sto tenendo in ballo da stamattina. Non è fatta apposta il fatto di tenervelo così sospeso, ma proprio non ho avuto un attimo per mettermi qua a parlarne. E quindi eccoci qua e ne parliamo. In realtà è una cosa semplicissima, solo che sapete, io vi dico tutto quello che faccio, quello che dovrò fare. Mi fa piacere insomma
coinvolgervi e quindi abbiamo iniziato questo discorso, lo portiamo a termine e sto parlando dell'operazione al seno che devo fare. Sempre in uno dei vlogmas vi avevo portato con me alla prima visita che ho fatto con il chirurgo e ieri mattina appunto siamo riandati anche insieme a mia madre che voleva sentire e come vi ho detto anche su Instagram abbiamo data, nel senso che abbiamo fissato l'operazione, non me ne capacito, non vi dirò la data, non vi ho spiegato su Instagram il perché, ma ci potevate tranquillamente arrivare, è semplicemente una questione di prevenzione per eventuali, non lo so, gufate o cose simili, ecco, giusto per star più tranquilli, tanto a voi non cambia nulla perché a saperlo lo saprete subito dopo quando sarà uscita. L'unica cosa che vi posso dire appunto è che non dovrò aspettare tantissimo, ecco, vi avevo detto che entro quest'anno lo avrei fatto, infatti mi ha dato anche tutta la lista delle analisi da fare, perché vabbè, logicamente prima si devono fare le analisi, gliele devo portare. La prossima volta parliamo anche di tutto il post operatorio e le medicine, antibiotici, fasciature, devo chiedergli per quanto riguarda le unghie perché alcune le fanno togliere, altri no. Ho fatto un po' una lista di domande, poi farò un video esperienza dove vi racconto tutto, perché non siamo puritani, non siamo nel medioevo, ragazzi, di queste cose si parla tranquillamente, vi ho già spiegato perché voglio farlo, perché lo devo fare e bla bla bla. Io devo fare una mastopessi con protesi, quindi è una cosa un pochino più complicata di mettere soltanto appunto la protesi. Poi io in combo farò fare anche questa cosa perché non ve ne ho mai parlato, mai, ma il giorno dopo che mi sono fatta il septum, quindi si sta parlando 3 anni fa ad aprile, che mi pare fosse tipo il 24, perché sì, io il septum l'ho fatto il giorno dopo il mio compleanno, che era il 23, sono cascata il 24, dalle scale, cioè ho dato proprio una culata, e da allora mi è rimasto il segno del gradino su una chiappa. Ho chiesto se magari si poteva fare qualcosa, mi ha detto guarda, possiamo provare con impiantare un po' di grasso, e proviamo anche questa cosa, quindi spero soltanto che rimanga lì poi, perché se no è un problema. Adesso io cercherò di andare davanti allo specchio e farvi vedere la rientranza. Ecco, forse così si vede senza sembrare scandaloso. Solo che vedete c'è questa rientranza che va appunto riempita. Infatti io sono 3 anni che non metto cose aderenti, non che le mettessi prima perché mi dà fastidio, però ci sono alcune volte, no, magari un vestito o qualcosa, non posso mettere nulla perché si vede, cioè mi dà proprio fastidio. Devo sempre portare le maglie lunghe, insomma è un po' una scocciatura. Se riusciamo a togliere anche questa cosa poi basta. Detto ciò, io vi ho detto anche la cosa special, quindi più avanti appunto ve ne parlerò meglio quando si effettuerà il tutto. Per ora sappiate che appunto c'è questa data, non è lontanissima. Il problema per il dopo sarà che dovrò stare un po' ferma sicuramente. Cioè dolori a parte perché li metto in preventivo, ma è una cosa che non mi spaventa perché ho una soglia del dolore molto ma molto alta. Se penso a quello che potrei sentire, potrei provare, ho ansia di poter provare dolore. Però alla fine poi quando faccio le cose non lo provo mai, fortunatamente, speriamo anche stavolta. Semmai però dovesse essere sti cavoli, onestamente, perché è una cosa che voglio fare. Quando una cosa la vuoi fare, la fai a tutti i costi. E appunto, oltre a stare ferma, dovrò stare più che altro con le braccia giù, tipo non tipo lavare i capelli, prendere le cose in alto, che possono sembrare cavolate per cui non ci penso tutti i giorni, le fa. Però se non le vuoi fare è un po' un ostacolo. Detto ciò, io chiudo qui questo vlog. Stavo per dire vlog, ma in realtà no, ci vediamo domani. Spero vi abbia fatto piacere e speriamo di tornare presto operativi con tanti nuovi video, tanti nuovi contenuti. E io vi mando un grosso bacione, ci vediamo presto. Ciao!